Dopo il tour mondiale in Nord America, la band italiana più esplosiva del momento ha aperto il suo tour europeo alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. I Maneskin ieri sera hanno regalato alla città il privilegio di essere la prima in assoluto ad ascoltare la scaletta dei loro brani, proprio in quella Pesaro che fu trampolino di lancio della loro carriera e dove superarono a pieni voti le audizioni di X Factor. Quasi 10.000 le anime in fiamme arrivate da tutta Italia e non solo, per vivere due ore di adrenalina pura e godersi finalmente questo concerto tanto atteso dopo essere stato tanto rimandato. Il tour risale infatti a gennaio dello scorso anno, posticipato più volte causa Covid e incrementato di nuove date per i numerosi sold out. Maneskin che uniscono generazioni diverse e le mettono una a fianco all'altro sotto il palco. A Pesaro si è visto il ragazzino di 10 anni e la signora di 60, chi è euforico per il suo primo concerto e chi torna a sentirsi giovane almeno per due ore. Siamo qua in pole position con i primi arrivati al concerto. A che ora siete arrivate? Verso le 7 di stamattina. Da dove venite? Bitonto, Bari. Quando siete arrivati? Ieri mattina. Abbiamo viaggiato di notte, 6 ore di viaggio. Abbiamo visitato tutta Pesaro. Noi veniamo da Riccione e sì, è il nostro primo concerto insieme e dai, ci aspettiamo un bel divertimento, anche perché a giudicare da quanta gente c'è, dai, dovrebbe essere un bello spettacolo. Io mi aspetto qualcosa di strepitoso, non lo so, nella mia testa sicuramente sarà strepitoso. Quindi siete pronti a scatenarvi? Certo. Per questo, No, sono in fila da 2 orette circa. Sappiamo che sei venuto con un amico. Sì, mi ha chiesto tanto di portarlo e l'ho portato. Damiano. Presentatelo. Lui è Damiano. Dentro anche dei piccoli Damianini, che sono degli orsetti gommosi. È il mio secondo concerto dei Maneskin, il primo l'ho fatto nel 2018, che era la data zero dopo che sono usciti da X Factor. E mi aspetto un casino. Io 4-5 anni fa stavo smettendo di suonare la batteria. Però andando a un concerto dei Maneskin e dopo volendo suonare i pezzi che mi piacevano di più ho ricominciato a suonarlo e adesso è 2 anni che vado al liceo musicale e sto puntando ad andare al conservatorio, insomma a fare questo di lavoro, quindi mi è stato d'aiuto, l'ho scritto anche in una storia su Instagram oggi e ho taggato Ethan. Abbiamo qui con noi una sosia di Victoria, quindi presumo che sei una fan accanita, è il tuo primo concerto e da dove vieni? No, non è il mio primo concerto, ci sono stata anche l'anno scorso e a un Music Awards di Verona e sì. Vieni da Verona? Sì, vengo da Verona. E quando sei arrivata qua? Alle 10 di mattina. Qual è la tua canzone preferita? È Il dono della vita e Coraline. È il mio secondo concerto e vengo da Civitanova Marche. E che effetto fa essere l'ultima della fila? Un po' particolare perché so che dovrò aspettare molto. Abbiamo fatto altri concerti ma da giovani e ci aspettiamo di divertirci. Certo. E li seguite? Io. Sì, li seguo da quando hanno vinto Sanremo. Sappi che non è l'inizio, è la fine, anche la rosa più bella, le spine, forse l'unica risposta è partire o restare a marcire. Sappi che non è l'inizio, è la fine. Na. Marlena torna a casa e il freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa, io non voglio più aspettare. Cause I'm begging,